sincronicità, in effetti, è un fenomeno che viviamo tutti noi. Einstein diceva, ma Dio gioca a dadi con l'universo, oppure c'è un'intelligenza che sottende la rete degli eventi, di cui noi non ci rendiamo conto. Tutti noi viviamo l'esperienza della coincidenza, quindi degli eventi che sembrano lontanissimi e che invece accadono assieme, e apparentemente non ci poteva essere un nesso di causalità tra questi eventi, e invece tra questi eventi c'è un nesso di significato. Cioè accadono degli eventi che sono apparentemente lontani e distanti, ma che sono uniti dal fatto di avere un senso comune. Per esempio, ho pensato al mio amico che non vedo da 10 anni e quell'amico mi telefona. Perché finché noi viviamo nell'idea che le cose accadano perché c'è qualcosa prima che le ha prodotte e quindi sono causate da qualcosa che è accaduto prima, abbiamo ben poca padronanza, perché se è accaduto prima ormai è successo, come la persona che ha subito un trauma e mi dice ma ormai mi è capitato, sono stata violentata da piccola. Come posso cambiare questa cosa? Porterò per sempre il marchio di questa cosa. Se noi viviamo in questa ottica, dove è la legge causa-effetto a dominare, noi abbiamo poco potere sulla nostra esistenza. Perché è ovvio, se è successo, che posso fare? Ma se io comincio a vedere che in realtà quello che io vivo ora è il prodotto di qualcosa che io ho proiettato in avanti e che sta tornando indietro, allora io posso modificare le cose. Allora, dipende fondamentalmente da che tipo di coscienza ho io della mia coscienza. Dipende da che cosa io so rispetto a come funziona la mia coscienza. Credo che chiunque di voi abbia avuto almeno una volta un'esperienza nella sua vita in cui si è sentito connesso, vicino o alla natura o a una persona o preso da una passione, colto da una forza che andava molto al di là della sua mente razionale, o ha fatto delle cose che non pensava neanche di essere in grado di fare e ci è riuscito. Quindi in quei momenti eravamo effettivamente nel campo, quello che i fisici quantistici chiamano il campo madre, il campo quantico, il campo del punto zero, cioè a contatto con un'essenza energetica che, se volete, rompe le leggi della causa-effetto e della materia ordinaria. Tutti noi l'abbiamo sperimentato almeno una volta, solo che poi siamo colti dall'abitudine e dalla routine che ci riporta a credere che sia più vero quello che noi vediamo abitualmente e che sperimentiamo con i sensi, piuttosto che quello che sperimentiamo con i sensi interiori. Siamo in un momento molto fortunato, perché gli scienziati si in qualche modo aprono a quello che i filosofi e anche i mistici hanno sempre detto, e quindi c'è questa convergenza di saperi. L'energia ha le sue leggi, che ovviamente sono diverse da quelle della materia, e si possono conoscere, e conoscendole si può cominciare a interagire anche con questo piano. Il concetto del libero arbitrio, come ce lo fa rileggere, se volete, anche la fisica quantistica, ci conduce a una idea di libertà forse un po' diversa rispetto a quella che siamo abituati a concepire, e guarda caso in questo piano di coscienza in cui il libero arbitrio cambia connotazione, e lo vedremo, è proprio l'oggetto della serata, c'entra anche l'attivazione di una ghiandola particolarissima del nostro corpo, che in realtà è nota dall'antichità ma adesso torna alla ribalta, che è la famosa ghiandola pineale.